Italia, beh, molto bene. Allora ci colleghiamo con Marco Nosotti da San Siro. Ciao Marco, come va? Buonasera. Ciao Marco. Buona domenica. Raccontaci, che partita hai visto? Una bella partita, io l'ho vista Milan-Atalanta, è stata una bella partita o no? Sì, sì, è stata una bella partita. Il Milan all'inizio ha fatto molta fatica perché l'Atalanta era messa bene in campo, poi cambi di fronte improvviso e danno fastidio a chi gioca, tu lo sai, col 4-4-2. Scusa, ma io non t'ho mai visto. Poi è sbloccato, Pato. Non t'ho mai visto così, così giù di morale, giù di corda, così abbacchiato. Ma cosa è successo? Scusa, cosa c'è? Te ne sei accorto? Sì, me ne sono accorto. Il fatto è che ormai qui non c'è nessuno, a parte quattro disgraziati che sono qui con me, che mi fanno compagnia, che sono tutti gli uomini tecnici. E loro lo sanno già. È un momentaccio, ecco, vedi, io. Noi siamo inviati, siamo in giro per il mondo, però dentro batte un cuore, è Cristo. Mi sono innamorato, Gene. Come ti sei innamorato? Ma scusa, ma voi venite qui a parlare dei cavoli vostri, mi sono innamorato di che? Ma cosa ti sei innamorato? Cosa stai dicendo? No, aspetta. Sì, aspetta, no, ma cosa? Non essere sempre. Mi aggredisci, no, io non l'aggredisco, ma voi venite qui. A Nebuloni è tutto è concesso. Lui viene qui, cerca le donne, i numeri sui bagni dell'autogreco, le robe lì. Ecco, dico. Lui può fare tutto, cerca l'anima gemella, il cugino gemello. Va bene. No. Allora, io mi sono innamorato di un guardaline, Gene. Tu ti sei innamorato di un guardialine? No, ma dico, ma stiamo scherzando? Cioè, aspetta, ma chi? No. Ascolta. Sì. Allora. Una guardialine, hai presente? No. Assistente Cini, Cristina Cini, certo. Hai presente? Sì, certo. Bene. Ecco, proprio lei, mi sono innamorato di lei. Faccio anche vedere una foto, prego la regia di proporre sul monitor di servizio. Proporre non solo, che qui la regia la guido io, ma pensa a te che ho. Allora, vediamo questa immagine, dai, vorrei fartela. Ecco, questa è Cristina Cini, È una bella ragazza, bene, quindi è una buona. Quindi cosa è successo? Cioè, no, volevo dirti, vedi, lei è molto bella, sì, e certo. Poi io sai, faccio il bordocampista. Io l'ho vista sgambettare lungo la fascia. Io facevo il bordocampista 2 settimane fa. È stato un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine è così. E quindi. Non so, io sono rimasto senza fiato e da lì è cominciato tutto. Bene. Vabbè, no, ma è bello perché la gente ti ha sempre visto come un pupazzo senza sentimenti, no? Si è sempre pensato che tu avessi dentro dei fili, della gomma piuma. No. Non ti abbiamo visto come una persona. No. Va bene, comunque io non ecco. No. Ma guarda, tu pensi non vorrei di sbagliarmi. Cioè. No, ecco, va bene. Ma tu sei. C'è corresponsione, c'è. Sì, gente. Sì, io non vorrei sbagliarmi, però. Ecco, faccio un esempio, hai visto quelle immagini? Sì. Sarà che quando io sono bordocampista, lei arriva con le sue calzoncini corti, le sue gambettine, quella bandierina, io come la svelto. Sì, ma guarda che quella è la divisa da guardialine, non è mica per te, ma per favore. Ragazzi, un bel applauso a Marco. Insomma, tu sei fuori di testa, ma basta, dai, ma per favore, dai. Dici, io mi rifiuto. Posso fare un appello, uno solo? Cosa? Voglio fare un appello. Vabbè, perché a questo punto qui non ne usciamo più di genere. Fai un appello, dai ragazzi. Allora io dico, siamo a Sky, no? Dico, chiedo a Sky. Io, bordocampista, ho una vita per il bordocampo, però mi rifiuto, lo dico, di essere sui campi dove lei non è a fare il guardalino. Dove non c'è la Cine assistente, io lo prometto. Va bene. Mi rifiuto di mandare. Allora, dove non c'è la Cine assistente, non mandate Marco Nosotti. Allora, un bel applauso, grazie a Marco. Allora, collegamento con Pier Vittorio Feltri. Allora, la